Eccoci qua. Ciao a tutti, io sono Silvia Giovetti, sono erborista, sono naturopata. Oggi mi trovo qua nel mio studio e sono con una persona speciale, che è Elenia. Dico speciale perché vabbè, noi ci conoscevamo già, dopo lei vi racconterà un po', ma anche perché lei abita vicino a me, quindi abbiamo pensato, anziché fare una testimonianza a distanza, come sto facendo spesso, abbiamo pensato di farla proprio qui nello studio, quindi è anche un po' un modo per davvero capire se quello che magari abbiamo io insegnato e lei ha preso si può mettere in pratica nel mondo del lavoro e come lei appunto sta facendo. Quindi io adesso vi passo la parola a lei, più che altro per presentarsi e per farvi sapere appunto come ci siamo conosciute. Dai. Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Elenia. Ho conosciuto Silvia già forse una decina di anni fa. Sì. Io avevo un negozio qui a Castelfranco, si chiamava Ti Voglio Bio, era un negozio che trattava alimentazione e cosmesi biologica, quindi lei ogni tanto arrivava. Avevo una parte anche piccola di integrazione d'erboristeria, quindi insomma lei ogni tanto si faceva vedere e ci siamo conosciute così. Poi per una serie di motivi insomma io ho ceduto l'attività. Per un po' ho fatto tutt'altro, poi ho ricominciato ad interessarmi a quella che era la mia vecchia passione, diciamo, e così, curiosando su Instagram, ho ritrovato Silvia e insomma ho deciso di iscrivermi a uno dei suoi corsi. È tutto quello di erboristeria. Esatto. Però ci devi dire adesso cosa fare, perché è molto importante secondo me questo, perché tu hai proprio scelto il corso perché lo volevi utilizzare, diciamo così, esatto, a vantaggio della tua attività. Esatto. Allora, io collaboro con un'azienda italiana che vende prodotti per il benessere, integrazione, sempre prodotti per la cosmesi. E questo adesso, quando io ti ho ritrovata su Instagram, in realtà collaboravo con un'altra azienda americana. Ero in un momento in cui insomma avevo voglia di cambiare, sentivo che qualcosa non era centrato, sentivo che qualcosa non era centrato, volevo sapere delle cose in più, volevo delle conoscenze in più per capire dove volevo andare. E il tuo corso è capitato proprio tra virgolette giusto. È capitato, guarda, perché niente capita, è capitato nel momento giusto e mi ha aiutato a capire la scelta che dovevo fare, cioè quella di spostarmi su un'azienda diversa che insomma risuonasse meglio in me. Ottimo, quindi hai tramite le conoscenze del corso, sì, che sono appunto al di là di conoscere le erbe officinali, lo dico perché magari appunto chi non ha frequentato il corso, c'è anche tutta una parte molto importante sulla utilizzo delle erbe officinali a favore della salute, ovviamente, no? Qual è la fondamentale, secondo me, importanza delle erbe. E quindi conoscerle, sapere anche come usarle e fa in modo che uno possa riuscire a capire se il prodotto che vende è un prodotto di qualità oppure può essere, esatto, vantaggioso per le persone alle quali tu lo vai a consigliare. Esatto. No? Quindi ti ha dato uno strumento in più per essere anche consapevole di una scelta di prodotto. E esatto, non è poco, esatto. Integrazione consapevole io spingo sempre molto. Io mi sono molto entusiasmata, proprio io facevo le lezioni, ascoltavo quello che dicevi, poi prendevo il catalogo, guardavo gli ingredienti degli integratori, dei prodotti e dicevo, ma è vero. Proprio questo riscontro mi entusiasmava tantissimo, sì, perché dicevo, ho scelto l'azienda giusta e l'ho fatto grazie, cioè l'ho fatto anche grazie a quello che ho imparato in questo corso. Certe cose io non le sapevo, avevo un'infarinatura, diciamo, sapevo delle cose che avevo imparato sul campo durante gli anni del negozio, però tante cose, per esempio la titolazione, non sapevo davvero cosa significasse. E vederlo, cioè sentirlo dire da te e vederlo nel catalogo, dicevo, che bello, ma guarda.
sono proprio ho fatto la scelta giusta. Quindi anche nel consigliare poi i prodotti tu ti senti più capace, più in grado di dare un consiglio mirato. Sì. Quindi insomma, ecco, io la cosa nella quale quando abbiamo fatto questo corso io e Edoardo abbiamo proprio cercato di, lui più che altro sull'aspetto scientifico che parlavamo con Elena, è un po' più impegnativo, però per certe persone diventa molto importante anche quello, però in realtà lo scopo finale di questo corso per noi era poter dare uno strumento alle persone che consigliano le erbe in modo più autorevole, consapevole e qualificato. Quindi insomma, al di là di farlo online, di farlo in un negozio, di farlo come fa lei tramite dei prodotti, un'azienda, quindi insomma ognuno poi ha il suo modo di farlo, però questo direi che sia un bello strumento, insomma, quindi sono molto contenta. E raccontami se poi con le tue clienti hai avuto dei riscontri positivi nei consigli che hai dato. Assolutamente sì, perché come tu dici, il fatto di avere delle competenze che sono anche in un certo senso reali, cioè concrete, scientifiche, anche perché comunque tutto materiale che non ce lo siamo inventati. Assolutamente, poi avete le competenze per insegnare certe cose, per cui ti dà comunque un'autorevolezza che diversamente non hai, certo. Soprattutto se lavori in internet, se lavori online, spesso e volentieri ti imbatti in tante persone che davvero non sanno neanche di cosa parlano. Questo purtroppo è vero. Quindi il mio intento era proprio anche questo, distinguermi per la competenza, non per l'apparenza, ecco. Però devo dire che sull'apparenza tu non sei male, seguitela Elenia. Magari dopo, se vuoi dire il nome della tua pagina, il tuo profilo, non so. Sì, Elenia appunto Baruffaldi, ecco, su Instagram ha una bella pagina, mi piace molto seguirla, perché allora, come parlavamo stamattina, io le mie ricettine che metto per le colazioni sono un po' basiche, diciamo così. Lei invece fa proprio tutta uno studio sulle ricette che a me piace molto, quindi vabbè, ma se vale la pena di seguirla anche solo per questi aspetti qua. E poi comunque ovviamente l'impegno che ci vuole, ne parlavamo prima, per una pagina Instagram è davvero davvero è tanto, quindi vuol dire che uno proprio anche per fare un post di qualità ci vuole comunque un impegno e una conoscenza. Sì. Sembra stupido, ma non è così. Sembra, uno vede una foto o vede la storia di 15 secondi, in realtà dietro ci vogliono due ore, c'è tanto altro. E chi ci lavora lo sa bene. Per noi è un lavoro e quindi deve essere comunque fatto. Io cerco di farlo nel modo giusto, ma vedo anche lei. È una cosa che ho chiesto a Elenia proprio poco fa, perché noi non avevamo ancora parlato di questo, era se effettivamente era interessata ad approfondire con altri corsi la sua preparazione. Sì. Quindi insomma te lo richiedo per farlo sapere. Certamente sì, perché a me è piaciuto tantissimo il corso di erboristeria, proprio completo, bello, bello davvero. Quindi sicuramente mi piacerebbe fare il corso sugli oli essenziali. Bello, molto. E quello sul microbiota. Quello sì, per un discorso di integrazione è importante, perché passa molto, passa tutto secondo me attraverso il nostro intestino. E quindi poi adesso lo vedo io qua in studio, ma anche online parlando con le persone. Tantissime persone hanno proprio problemi legati all'intestino, da un punto di vista del gonfiore, fermentazione, difficoltà ad andare in bagno, e se si riesce a regolare quell'aspetto lì, davvero, sempre poi utilizzando comunque anche degli ottimi integratori, se uno vuole associare la probiotica, eccetera. Quindi va bene, allora ti aspetto nei miei prossimi corsi. Ok, altre cose, non so se tu Elenio vuoi dire qualcosa. No, io ti ringrazio, perché comunque inconsapevolmente tu hai contribuito all'upgrade direi che di quello che è stato il mio percorso, quindi io ti ringrazio. Ti ringrazio io, perché intanto per questa testimonianza, che così le persone possono sapere davvero che sono cose che avvengono, perché io a volte mi stupisco quando vedo le recensioni e dico mamma mia, sembra che l'abbia scritta io, perché è troppo bella. Te ne meriti. In realtà non saprei come scrivere queste cose. Grazie. E poi comunque il discorso dell'upgrade è proprio quello che preme di più a me, cioè come dicevamo prima, cosa interessante che le persone possano fare quel salto nel loro lavoro,
che fa star bene loro, fa star bene me e fa star bene soprattutto quelli con cui lavoriamo. Quindi se uno ha degli integratori consigliati da lei che gli hanno risolto un problema di salute, assolutamente, sempre compatibilmente con quello che può fare, certo. E, insomma, quello che possiamo fare. Noi sappiamo tutti che essendo naturopati, operatori olistici oppure anche consulenti del benessere, abbiamo certi limiti ed è giusto che vengano mantenuti, ne parlavamo certo. anche prima, perché non ci mettiamo certamente a fare le diete e non ci mettiamo certamente a fare le diagnosi, né io, certo. Quindi bene, allora io ti ringrazio ancora. Grazie. E poi allora la prossima testimonianza sarà prossimo corso.